nuova vita per Chiara Ferragni. Dopo il caso Balocco e la conseguente inchiesta per truffa aggravata, l'imprenditrice ha infatti annunciato di aver creato, all'interno dei rispettivi siti web, www.theblondesalad.com e www.chiaraferragnibrand.com, una sezione informativa, attività benefiche, esclusivamente dedicata ad approfondire i dettagli di tutte le iniziative con finalità benefiche che le stesse dovessero svolgere. Una decisione arrivata dopo la bufera sui famosi Pandori Balocco col suo marchio e la conseguente inchiesta per truffa. Come spiegato dalla stessa Chiara Ferragni, nella sezione dedicata ci saranno aggiornamenti con le informazioni ricevute dai soggetti destinatari sugli andamenti e i risultati conseguiti con tali iniziative. Chiara Ferragni, per lei un ruolo a Ballando con le Stelle. Ci sono altre possibili novità nella vita di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportano i rumor, Milly Carlucci non si arrende e prova ancora a convincere Chiara Ferragni a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. La partecipazione dell'imprenditrice era stata ipotizzata da Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci qualche mese fa alla Vita in Diretta, ma dopo la battuta delle due, la conduttrice dello show ha pensato seriamente di portare l'ex di Fedez su Rai 1. Ovviamente Chiara Ferragni non sarà una concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma pare che Milly Carlucci abbia addirittura pensato ad un ruolo ad hoc per l'imprenditrice, che reduce dallo scandalo Balocco potrebbe accettare l'invito in televisione anche per recuperare un po' di credibilità. Un ruolo impensabile per l'imprenditrice, che con la televisione, e soprattutto con programmi del genere, non ha mai avuto a che fare. Sono qui che aspetto il sì di Chiara Ferragni. Ho un compito davvero adatto a lei. Ha detto Milly Carlucci in una intervista rilasciata al Messaggero. È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un'apertura per lei, quest'anno. Ballerina per una notte? Anche quello sarebbe ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com'è l'ambiente.